ha fatto di certo professore. Ma innanzitutto De Lorenzo era del Partito Liberale, l'unico partito che ha votato contro la riforma sanitaria, e guarda caso il palazzo l'ha fatto ministro della sanità. Poi lasciamo perdere tangentoni, no? Ma l'altra cosa, non ci sono i soldi. Voi avete sentito in questi mesi uno in televisione che ha detto: tagliamo le spese militari, 16 miliardi di euro solo per BF-35 a Cameri che stanno vicino a casa mia, cioè, oppure la TAV o il ponte di Messina. E poi niente, l'altro faccio era il professor Fagioli, ma so benissimo che la prevenzione si fa con gli impiantisti che non sono con i medici e tutte quelle cose lì. Non però non c'è altri professionisti. Sì, 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 non basta i medici. No, no, appunto, ma l'ho accennato. La Bruna mi fa rompere il ghiaccio e abbiate un po' di indulgenza nei miei confronti, perché non è facile, no? Abbiamo avuto un pomeriggio sicuramente intenso e pieno appunto di stimoli. È difficile appunto condensare in pochissimi minuti, no? Una risposta. Dato che non ho questa ambizione, quella di avere tutte le risposte, ma ho apprezzato la suggestione di questo pomeriggio, perché mi consente di formularvi le corrette domande, no? Proprio perché il tema, è un po' stato il filo conduttore che cercava con questo convegno appunto di sviluppare, proprio il tema della partecipazione. Nella partecipazione c'è, voglio dire, una reciprocità, no? I momenti di domanda e di ascolto, no? E le parti non sono stereotipate fisse. Per cui oggi mi servo la parte di chi, ascoltandovi, mi ha aiutato a pormi delle domande. E quindi alle risposte poi, voglio dire, mi impegno ad arrivarci insieme eventualmente con ulteriori scambi di riflessioni. Però voglio dire due cose senza approfondire. È verissimo, lo dicevano un po' tutti, a partire dal professor Cavicchi, che questo è il momento di cambiare. Non di cambiare il nome, ripeto, appunto, di un'emergenza, perché agire sempre sulla logica dell'emergenza che ci sovrasta, no? Vuol dire fare, no? Sempre e continuamente un discorso basato sul tema delle compatibilità, no? Dei tagli. Per darvi un'idea, in questo momento in cui prevale l'idea, no? Che l'emergenza è tale, che dobbiamo appunto ricevere qualunque tipo appunto di ricetta, in Emilia Romagna il combinato disposto dei contenuti della finanziaria 2010, della manovra di luglio e di quella di agosto produrranno nel triennio 2012-2014 solo per la sanità una mancanza di risorse in Emilia Romagna di circa 1,5 miliardi. Questa è la valutazione regionale fresca, adesso non so se da Rigazzi e Rizzonelli avevano la consapevolezza di questa cosa. Tenete conto che il bilancio regionale annuale in sanità è di 8 miliardi di euro, quindi questo per darvi l'ordine di grandezza della situazione nella quale siamo. Quindi da un lato c'è un tema di emergenza, ma la necessità del cambiamento non è solo figlia dell'emergenza, perché altrimenti, come dire, insomma, ecco, non cresceremo nella riflessione della cultura. È figlia della necessità di valutare il percorso fino a cui fatto, di individuare le criticità che ci sono, voglio dire, appunto nel sistema, e di avere la disponibilità di fare un cambiamento. In regione abbiamo, come dire, travolti molte dalla necessità, ma anche col bisogno di conoscere che cosa sta accadendo nella nostra comunità regionale, prorogato di un paio d'anni, di un anno, diciamo, poi vediamo se basterà, il vecchio piano sociosanitario che dal 2008 scadeva nel 2010. L'occasione di fare il nuovo sarà quello appunto di ripartire dalle questioni che qui appunto sono state poste, anche ragionando sul modello organizzativo, che in Emilia Romagna non è esattamente quello del 1992 previsto dalla riforma, perché la regione ha utilizzato
possibilità offerte alla regione dopo la modifica del titolo quinto nel 2004, ha fatto una legge regionale, la legge 29 del 2004, dove pur senza, come dire, intervenire nell'impianto complessivo, io guardate, lo dico, ecco, politicamente anch'io sono abbastanza incline ad essere insofferente nei confronti di un eccesso di tecnocrazia e di aziendalizzazione dei rapporti, in regione è nata nel 2004 una dialettica politica interessante e si è cercato di introdurre dei meccanismi di riequilibrio, adesso ci penseranno loro, che hanno presieduto, no? Uno degli strumenti istituiti con la legge del 2004, anzi rafforzato, diciamo, dai suoi poteri, che sono le conferenze sociosanitarie, è la pianificazione per i distretti e per zone sociali, è l'integrazione sociosanitaria. E qui una cosa che mi ha toccato, come sempre, come deve essere, che sono le testimonianze che sono state offerte appunto all'inizio. Quindi, come dire, sul terreno dell'organizzazione del meccanismo io sono d'accordo che vanno superati degli aspetti e va riproposto il tema della partecipazione esattamente così come le intendevo prima, no? In una reciprocità, perché altrimenti il sistema non cresce. E reciprocità vuol dire che va stabilito un livello orizzontale, no? Di relazione tra istituzioni, quindi amministrazioni, tra operatori del sistema sanitario e tra gli esigenti, il dottor Gavicchi, che sono poi cittadini, così come tendeva a precisare appunto il dottor Donato quando contestava l'immagine dell'utente, no? Con l'immagine così. Mi riferisco per esempio alla segnalazione, uno dei tanti aspetti che in materia di assistenza mi sento appunto di, con il quale mi sento di concordare assolutamente la signora nella sua testimonianza, quando poneva un tema che è un tema vero. Si chiama compartecipazione appunto alle spese e che in questo paese e ahimè in questa regione è stato motivo, no? Così, di una mancanza di coordinamento, io l'ho avverto, tra il livello regionale e i livelli appunto comunali. È vero che esistono leggi che stabiliscono che quando si tratta di disabilità bisogna che la compartecipazione sia misurata con la capacità di reddito personale appunto del singolo. È vero che queste norme sono disattese appunto a livello locale, è vero che le giustificazioni sono appunto sempre le solite, è vero ahimè che con la delega in materia assistenziale data al governo, adesso il governo non avrà molta lunghezza, ma ahimè temo che appunto quella delega rimane, il Parlamento rimane quello appunto che abbiamo ed è il Parlamento che ha delegato un governo a intervenire in materia di assistenza e per cui c'è secondo me da così, insomma, ecco, lavorare per evitare che avvenga modifiche alle attuali leggi che affermano appunto questo tipo di principio anche se ed è verissimo, e chiudo perché non voglio farla troppo lunga, che bisognerebbe lavorare per riconoscere, senza inserirli in un indistinto generico, no? Il bisogno dal bisogno, perché in questo c'è un'evoluzione di civiltà e c'è un progresso. La capacità di non omogeneizzare tutto e di preoccuparsi di dare un'unica risposta, no? Dentro la quale si devono inserire una tipologia molto vasta di bisogno, ma è quella appunto di accettare la sfida della complessità, no? Per cui appunto al centro non ci sono i servizi, la centralità non sono i servizi, sono i bisogni delle persone. Questo è, come dire, la sfida dentro la quale dobbiamo imparare a cimentarci, no? E c'è un tipo nella dimensione politica istituzionale, io posso capire che adesso la politica fa un po' schifo, no? E le istituzioni non hanno più alcuna credibilità, per certi versi capisco il perché, però vi garantisco come esperienza che non so che tipo di risultati poi darà, spero buoni con l'aiuto di una società esigente che ci interroga, ma c'è una dialettica, cioè se ne discute di queste cose. Per cui dire che il bisogno di un disabile, no? Di un handicap adulto appunto è diverso da un bisogno
legato alla non autosufficienza di un anziano e che la condizione di non autosufficienza di un anziano a fronte di una vita di lavoro, dunque l'anziano ha, come dire, appunto, ha avuto la possibilità, no? Ecco, di avere una sua crescita personale, eventualmente ha un patrimonio, possiede una casa, e così, è diversa dalla condizione di chi invece ha una disabilità che l'ha reso, appunto, non in grado di farsi una vita d'autonomia. E lei, il signore, non lo dico per piacere, ha posto uno dei tanti temi, un tema vero, concreto, sul quale secondo me va ripensata, ricostruita, proprio tutto il ragionamento sull'assistenza e sul socio-assistenziale, evitando effettivamente appunto di non riconoscere in certi bisogni quanto davvero, ecco, c'è di bisogno sanitario, perché è l'altro tema che pone appunto la Bruna Bellotti da sempre, no? Senza scaricarlo poi sull'assistenza che nelle mani dei comuni, appunto nelle condizioni in cui siamo, sicuramente appunto non ha risposta. Ripeto, io non ho delle risposte, no? Se non per dire che ho ascoltato cose che mi hanno, come dire, insomma, ecco, fatto riflettere ulteriormente, cose sulle quali sono assolutamente d'accordo, e faremo tesoro insieme, no? Di queste cose che ci siamo detti per procedere migliorando, ecco, migliorando il sistema a partire da una regione che qualche condizione per creare una discussione pubblica e allargata e aperta, no? In realtà le ha seminato appunto Bruna, ecco, io capisco te moltissimo perché so la storia, no? Della tua azienda, capisco, e quindi ho tutta la considerazione per il livello anche di sofferenza, no? Che hai affrontato e le frustrazioni, no? Che hai dovuto affrontare nel rapporto col sistema. Però, come dire, questo è un sistema, no? Che in qualche maniera appunto dà delle risposte, per cui c'è anche una reciprocità. La Bruna Bellotti ha organizzato una giornata come questa e non siamo venuti tutti. Siamo venuti tutti, il che vuol dire che proprio tutto, voglio dire, chiuso e bloccato, non è. Scusate che l'ho fatto un po' lungo. Ci autogestiamo. Consigliera Donini,
e che ci pongono davanti al rischio concreto di una ridefinizione in sottrazione, in riduzione del sistema dell'assistenza sanitaria, non solo nel nostro paese. L'impatto, come ho detto anche prima, forte delle scelte di contenimento della spesa, pur comprensibile nel quadro dato, ma diciamo le modalità attuate certamente molto pesanti, hanno portato in sé questo rischio di una ridefinizione del sistema, di un'autoridefinizione e sottrazione. E a questa ipotesi c'è bisogno di contrapporre o proporre una reazione che non si limiti a una presa d'atto, non si limiti ad una resa e che non accetti la linearità di questa sottrazione. Lo dico, guardate, non per aggiungere la mia voce al piagnisteo che gli enti locali normalmente fanno legato alle risorse, ma perché credo davvero che questo elemento di concretezza, di contestualità del ragionamento vada assolutamente, mai come oggi, necessariamente assunto. E credo che anche la discussione sulla partecipazione sia condizionata da questo elemento. Veniva detto prima, io lo condivido, qui oggi, e dico anche qui, cioè qui in Emilia Romagna e a Bologna, non credo che sia a tema la partecipazione come obiettivo. È un obiettivo che si trova ovunque nella legislazione, dico io anche nella pratica, con successi, insuccessi, ma certamente è un obiettivo a tendere che c'è e si ritrova in tutte le molte scelte politiche che questo territorio esprime. Ma la partecipazione come obiettivo di un sistema dato, che è questo, è oggi un obiettivo insufficiente, largamente insufficiente. Io credo davvero, e recupero ben volentieri le parole del professor Canicchi, che mi hanno molto convinto, come la partecipazione oggi debba essere più che un obiettivo a tendere, uno strumento, tra gli altri, un unico certamente, per costruire questa reazione, per prendere atto che una fase si è conclusa e che ce n'è un'altra da costruire, che non è data, che non verrà realizzata da altri, se non nei termini che dicevo prima, naturali, di ridefinizione e sottrazione. Se non si fa niente, succede perché qualcuno decide che, il taglio di risorse trasforma il sistema dell'offerta sanitaria e assistenziale di questo paese. E credo che quindi, se questo è, cioè se la partecipazione può essere strumento di questa reazione, chiede coraggio e cambiamento di sistema. Abbiamo delle scelte complesse da fare, sono sempre davanti a scelte complesse, ma forse questo momento di più. Veniva detto prima, tanto per fare un esempio, come tenere insieme un interesse generale, giustamente la politica, le istituzioni da giustamente si devono richiamare, con una richiesta sempre di più di servizi e di un'assistenza sempre più personalizzata, sempre più differenziata, che chiede anche prima dei progetti individuali, che non si limitano ai livelli essenziali, ma non sono un elemento di garanzia di un servizio, ma rispetto ai quali c'è una richiesta che va oltre personalizzazione dei servizi. E solo per citarne uno. E io credo che se questo è, cioè se l'obiettivo non è semplicemente garantire la partecipazione al sistema dato, ma quello di trasformare questo sistema, noi ci dobbiamo domandare coraggiosamente quale partecipazione, con quali obiettivi dare tutti insieme a questa partecipazione. Lo dico perché la partecipazione in sanità pare sempre un tema nuovo, ma abbiamo già una certa letteratura, una certa esperienza in materia. Ed è cresciuta, come ho detto prima, con la consapevolezza che chiede di sapere, di capire quel perché che diceva prima il professor Donati, e si è strutturata molto sull'elemento del controllo rispetto a
l'organizzazione dei servizi, la prestazione dei servizi che abbiamo, e quindi talvolta il controllo, la denuncia rispetto a un servizio. Questo ci dà oggi un patrimonio ricchissimo di cittadini, sicuramente meno passivi o non passivi, consapevoli, informati, e sicuramente questo esercizio di controllo viene oggi esercitato con grande puntualità e consapevolezza. Ciò che mi sento di dire, credo che debba porsi questa riflessione ulteriormente, è che questo elemento di controllo, questo esercizio di controllo non basta più, non basta più. Non basta il rendere conto dell'organizzazione dei servizi rispetto a una domanda di controllo. Non ci serve più solo questo. Non ci basta costruire questa reazione di sistema, questa nuova reazione di sistema che le chiamate prima. Se anzi al calare delle risorse, al prodursi di questa reazione di sottrazione, se si esercita la partecipazione solo nei termini del controllo e del rendere conto, il rischio è che produca, al venir meno di alcuni elementi, degli atteggiamenti di frustrazione da parte anche di chi eroga i servizi, di ansia, che non vanno certo nella direzione della qualificazione dei servizi, e che non è dato affatto che dia come conseguenza un miglioramento della qualità appunto dei servizi stessi. Anzi, spesso producono reazioni conservative, di difesa. Io credo che oggi noi dobbiamo, proprio nella consapevolezza di ciò, costruire un'idea di partecipazione che nasca su una relazione che è fatta di informazione, di verità, di comunicazione, che è fatta di fiducia e di un'informazione, come ho detto molto bene prima nell'ultimo intervento dei relatori, che non è semplicemente la possibilità di fruire di un'informazione. Se uno mette in maniera cartacea o su internet una serie di dati non consentendo l'intelligibilità di quei dati, non sta dando un'informazione, sta buttando lì dei dati, anzi aumentando la consapevolezza. Quindi con un impegno tutti insieme a costruire un'informazione adeguata e davvero fruibile. E io credo che oggi in questa direzione, nell'immaginare una forma di partecipazione, davvero si debba provare a superare un elemento di conflittualità dialettica per parti separate, cui talvolta questa partecipazione si costruisce, e invece provare a costruire un'alleanza fra enti locali, comuni, cittadini, gli esigenti. Mi è piaciuta molto questa definizione. Dicevamo, ci piace più esigenti che indignati. E dico anche però, l'organizzazione aziendale. Non credo che in questa alleanza noi ci possiamo permettere di tenere fuori una logica solo appunto contrappositiva e dialettica l'azienda sanitaria, ma appunto noi dobbiamo cercare di costruire risposte comuni. Chiudo semplicemente dicendo che in questo c'è sicuramente la capacità, la volontà della politica, e sicuramente della politica di questo territorio, di riappropriarsi di un ruolo. Riappropriarsi di un ruolo nel 2011, quindi non rieditando, come dire, comitati di gestione di antica memoria, che oggi non risponderebbero con ogni probabilità alle esigenze che abbiamo, ma recuperare un ruolo con gli strumenti dati. Io devo dire, questo lo affermo con un anno. È 5 mesi che faccio l'assessore alla sanità in questo comune, sicuramente l'esperienza della conferenza sociale sanitaria, peraltro presieduta dal solo assessore Maregazzi, che si è realizzata in questo territorio, è un'esperienza che dimostra e pratica, dimostra questa volontà della politica, dei comuni, degli enti locali di recuperare un ruolo dove serve il dialettico, dove serve il collaborativo, con l'obiettivo di appunto non semplicemente fare un macchiaggio con un sistema che c'è dato, che ha portato certamente grandi successi, ma che oggi forse non è più riproducibile, ma di metterci mano con coraggio e determinazione per cambiarlo in positivo
tanto che dobbiamo salutare, che devono prendere il treno, sia Fulvio Aurora, il dottor Enzo Ferrara, Luigi Mara, vi ringraziamo moltissimo, appunto, e assessore Baldassi, ora lei, la invito cortesemente, visto che lei ha anche il ruolo di presidente della conferenza territoriale sociosanitaria, di tenere conto delle nostre esigenze, che sono quelle appunto di vedere come si può creare una partecipazione autentica all'interno dell'azienda USL, premesso che i comitati consultivi misti dovranno essere ripensati, perché ora come ora non si può dire che ci sia una vera partecipazione. Grazie. E se verso Napoli così può anche tenere conto delle osservazioni che ho sollevato rispetto appunto al problema del personale, in particolare nella salute mentale, non sarebbe male, che quello appunto con la crisi non c'entra proprio, perché si tratta di vedere come farlo lavorare meglio. Grazie. Fine, ma insomma vorrei provare due riflessioni rispetto anche alle cose dette a fare. E parto da quello che è venuto a emerso, è venuto fuori più volte, e ne accennavo Ivan prima. Io credo che sia venuto il momento, insomma, perché è una cosa che viene fuori continuamente nei dibattiti che faccio, che facessimo una discussione pubblica un po' per non sentire sempre questa questione sulle aziende, eccetera, che tirasse un bilancio sulla questa esperienza dell'aziendalizzazione, che a mio parere alla fine è positivo, ma che come tutti anche i bilanci positivi può mettere in luce invece molte cose che non siamo riusciti a realizzare o che pensiamo debbano essere cambiate, eccetera. Perché sennò ogni volta ci si limita, come dire, a fare delle affermazioni un po' generali. In principio io non sono dell'azienda, io sono contro, io allora ero contro, adesso ho cambiato idea, eccetera. Per fare un dibattito naturalmente che abbia una qualche utilità, bisognerebbe appunto forse, in questo vuoto ormai di dibattito che c'è sulle politiche sanitarie in Italia, io noto che oltre al fatto che abbiano tagliato i fondi in questi anni, hanno tagliato proprio il discorso pubblico sulla sanità e sul sociale, cioè non se ne parla da nessuna parte, non è mai stato nell'agenda di questo governo, ma neanche per idea, ed è stato proprio espulso dal dibattito pubblico, non c'è mai stato nemmeno nelle trasmissioni del salotto di Vespa, in cui si è parlato una volta di sanità o di sociale, dei problemi che accennavamo prima. Va quindi recuperato proprio anche un atteggiamento culturale di fondo, di ricominciare a parlare, come dire, di questo e di farlo appunto, tracciando magari un bilancio di quelle che sono state le leggi che hanno istituito l'aziendalizzazione di aziende fino al 229, perché non sono solo per il mio Lorenzo, cioè poi il 229 che ha cambiato molto rispetto ovviamente al 502, ha cambiato moltissimo da quel punto di vista lì, e non l'ha fatto De Lorenzo per il 229, e perché almeno partiamo e vediamo se condividiamo alcuni esiti di questo percorso che ha fatto questo paese attraverso l'istituzione delle aziende sanitarie, così come le chiamiamo adesso, USL prima, eccetera, eccetera. Ricordando che partiamo, avevamo chiuso i comitati, che furono chiusi i comitati di gestione perché dicevamo che c'era un'ingerenza eccessiva della politica nella gestione, la politica che viene continuamente, poi a cui viene continuamente chiesto di avere quell'ordine, in generale allora era, e naturalmente in qualche parte d'Italia si disse anche che quei comitati erano
comitati che avevano producevano un eccesso di spesa. Lo ricordate questo dibattito? Quindi, prima necessità, secondo me, bene, perché vedo che ritorna fuori, in realtà dovremmo farla quella discussione, almeno, che effettivamente insomma, non è stata fatta, tu lo richiamavi anche tu. Seconda questione, ci serve quella discussione anche, e forse andrebbe fatta in maniera parallela, per fare un bilancio anche delle esperienze che abbiamo fatto in questa regione, in questa provincia, perché anche lì non le dividerei sempre con delle affermazioni di carattere generale, ma ci andrei un po' a vedere dentro. Faccioli dice, bisogna che i comuni si riappropriino delle politiche sanitarie e sociali. Secondo me se ne sono riappropriati, è che dobbiamo cercare di capire, perché l'esperienza della conferenza è quella di i sindaci capi distretto che oggi svolgono dei compiti di indirizzo, di programmazione e di controllo. Quali altri compiti vogliamo far svolgere a questi comuni? Questi, non la gestione, mi auguro naturalmente. Le funzioni amministrative delle regioni? No, non sono d'accordo, perché ci sono 320 comuni e stiamo andando in una direzione in cui i comuni gli chiediamo di associarsi insieme. Ci sono comuni di 2.000 abitanti che non hanno la più pallida idea di dove sono, di dov'è la sanità. Le vere funzioni sono quelle in cui programmi, in cui allocchi le risorse e in cui ti dai una struttura e una capacità di controllare se il tuo indirizzo, la tua programmazione, come ci ricordava Nao prima, viene poi effettivamente messa in pratica da enti strumentali che sono le aziende, con un, diciamo così, in un rapporto con la regione che è dialettico, perché ricordo che la regione è l'ente pagatore. Ma non ci siamo intesi, guardiamo. No, ci siamo intesi perfettamente, lasciami dire, adesso è un anno. No, vedo però che è necessario dire. E certo, sarà necessario che dibattiamo, però oggi questa esperienza c'è già. E su questa esperienza si può discutere naturalmente, ma questi compiti oggi qui vengono svolti, tant'è vero che spesso addirittura entriamo in, come dire, in una dialettica con l'azienda sanitaria locale nella quale gli diciamo anche quando devi chiudere un reparto qua o là, che non è proprio esattamente un compito di indirizzo di programmazione, ma addirittura entriamo anche nella organizzazione dei servizi sanitari, per esempio. Prima chiedeva Melotti quando dice occupatevi anche nella salute mentale del processo di carattere organizzativo, se si risponde a ciò che come indirizzo date, perché se io do un indirizzo nella salute mentale, oggi stiamo rifacendo la discussione sul dipartimento, qua abbiamo messo in la regione, ha promosso dei nuovi strumenti di partecipazione come CUFU per esempio, che e degli utenti, non si dice più, dei cittadini che si occupano di salute mentale, che secondo me non sta andando male, proprio forse perché è così specifico, invece che i comitati consultivi misti che sono sul mondo intero, poi ritornerò perché sono d'accordo su questo, secondo me è un'esperienza che sta mostrando un po' la corda, non per colpa dei comitati consultivi misti, ma che forse è un po' nell'ambito delle cose, io mi chiedo, oggi questi compiti di funzione di programmazione sono sui comuni, dove noi dobbiamo fare un salto di qualità nei compiti per esempio di controllo, nei compiti nella capacità per esempio che ha il sistema degli enti locali di capire se appunto quelle linee di indirizzo, quella programmazione ha gli standard di qualità e come dire, viene concretata esattamente così come viene pensata, perché si introduce il tema che dicevi prima. Chi è che ti dà? È vero oggi che c'è un po' una contraddizione in questo, perché l'azienda stessa ti presenta i dati che tu poi devi controllare, cioè è la produttrice dei processi e della presentazione dei dati che poi devi controllare, non c'è un ente terzo oggi, né i comuni hanno una struttura amministrativa tale che possano in qualche modo entrare lì dentro. Quando tu parli del salto di qualità che si può fare, e poi arrivo alla partecipazione, credo che vada irrobustito ormai questo solco di dare le funzioni di indirizzo e programmazione ai comuni, agli enti locali. E ripeto, oggi c'è, perché se tu pensi che c'è
una provincia di Bologna che è fatta da 7 distretti con 7 sindaci capi distretto del comune di Bologna, è una conferenza che in quel caso entra dialetticamente ovviamente con la regione che cerca di tenere unite da Piacenza a Rimini, come dire, gli indirizzi di carattere regionale, come ha fatto sul fondo regionale per l'autosufficienza, così come fa quando dice il protocollo sulle chirurgie o sull'autismo o su altro deve essere valido per i cittadini da Piacenza a Rimini. Ci sono le conferenze locali che devono e possono essere gli interpreti di quegli indirizzi e devono ovviamente in questo caso anche poi riuscire ad avere gli strumenti e i mezzi per poter controllare se quegli indirizzi e quella programmazione viene attuata esattamente così come la pensano. Perché altrimenti, ripeto, o si sfora nella gestione, ma io non credo che possa mai essere questo, o effettivamente c'è naturalmente un ruolo invece, dall'altra parte un ruolo marginale, così come in quasi tutto il resto di questo paese. Questa esperienza e quella legge regionale sull'istituzione delle conferenze e sulle funzioni date agli enti locali sono qua. Ora, su quello si può dibattere se è sufficiente o se dobbiamo farlo in più, ma almeno partiamo da lì. Partiamo dicendo che c'è, non è come in Lombardia in cui si è completamente tagliati fuori e la regione con gli enti locali, con i sindaci non ci parla neanche. Qui i sindaci hanno voce in capitolo, invece abbiamo fatto una cabina di regia regionale in cui siamo chiamati lì prima che l'assemblea legislativa faccia le leggi e quindi si possono portare i pareri del territorio. Abbiamo delle funzioni di carattere, di indirizzo, di programmazione e poi di controllo, facciamole valere. Non è abbastanza, però partiamo, la discussione partiamo, facciamola partire da lì, almeno questo. Terzo, questo lo puoi fare, e qui arriviamo al tema della giornata, effettivamente se ci inventiamo farci in qualche nuovo modo perché la partecipazione sia effettivamente un'altra cosa rispetto a quella che abbiamo conosciuto, seppur anche qua ci abbiamo messo dentro molto in Emilia Romagna, rispetto a quella che è oggi. Una riflessione sui comitati consultivi misti forse va fatta perché anche lì sono comitati che si trovano davanti una quantità di dati impressionante, una quantità di dati che va codificata, che non sempre è facilmente interpretabile. Abbiamo fatto i bilanci di missione, sono dei volumi alla fine di 200 pagine che hanno aumentato naturalmente la capacità di trasparenza, la capacità di rendervi conto, come diceva lui, però forse non è abbastanza, perché partecipazione per me vuol dire, se vogliamo diminuire il crescente conflitto che c'è tra i cittadini e le istituzioni, soprattutto sanitarie, su questo, capacità di far sì che i cittadini partecipino alla costruzione di un processo decisionale. Questo è il vero tema, perché se no faccio informazione, io da una roba ti dico guarda andate così che è un modello, dovevo fare questo, sono arrivato qua, ti informo che secondo me ce l'ho fatta e poi il cittadino valuta come può, perché ripeto sono cose molto complesse, spesso ci sono moltissimi dati, si fa fatica, perché fare cittadinanza attiva non è così semplice, ovviamente, significa poi andare dentro a leggere le cose che ci vengono presentate, leggere nel senso metaforico, insomma non solo leggere proprio dal punto di vista lessicale della parola. Oggi partecipare significherebbe riuscire a ridare il senso di procedure che diventano sempre più complesse. Tant'è vero che tu lo citavi, non so che forse tu ce l'hai il dato, ma sono 30, 35, 40% in più aumentati i conflitti all'interno degli ospedali tra le persone che denunciano ormai magari un intervento a secondo loro sbagliato, una procedura non corretta, cioè sta aumentando, no, il conflitto tra cittadino e istituzione sanitaria, facendolo diventare un conflitto di carattere giudiziario alla fine. Questo è in enorme aumento. Lo si fa perché sono complesse ovviamente ormai, perché è una macchina enorme quella della sanità che si mette in moto da questo punto di vista. Forse la partecipazione che in questo senso insomma, ci siamo, tra l'altro abbiamo, dobbiamo
dobbiamo dibattere un nuovo piano sociale sanitario regionale, forse è venuto il momento in questa regione di non fare solo, e anche io sono convinto, manutenzione delle cose, ma di fare un passo in avanti, perché effettivamente chiudere il centro significherebbe forse trovare nuovi luoghi e modelli di partecipazione che permettano, che dobbiamo capire come selezionare le persone che vanno dentro, cioè come farle partecipare, come permettere, che ruolo dargli, è un ruolo solo consultivo o un ruolo invece propositivo di portata dei bisogni, eccetera, eccetera, in maniera tale che ci aiuterebbe forse a non fare una macchina sanitaria solo dal lato dell'offerta, che è un po' autoreferenziale, no? Perché continua ad essere solo su se stessa, ma a farlo dal punto di vista della domanda. Abbiamo affinato molto, per esempio, la raccolta della domanda, ma la partecipazione ti dà quell'in più che è dato proprio dalla vita vera delle persone poi all'interno del loro percorso di sofferenza, di malattie e quant'altro. Oggi forse è venuto un momento, cioè saremmo maturi, secondo me, se chiudiamo il cerchio dicendo se vogliamo uscire e governare meglio la sanità, il sociale, le politiche di welfare, lo dico in generale, perché nel sociale ci sono state, è stato forse un po' più facile fare alcuni esperimenti di partecipazione. Nella sanità è più difficile perché sono, come dire, le aziende sono molto forti da questo punto di vista, cioè si fa fatica ad entrare in processi così codificati. Forse possiamo inventarci dei quadri Bologna, alcuni modi, alcuni luoghi, perché riusciamo a coinvolgere le persone nel farsi dei processi decisionali, nel prendere le decisioni, non avere sempre solo dopo arrivare, quando c'è già il comitato formato, quando una decisione è già presa e comincia il dibattito pubblico e si fanno assemblee interminabili, eccetera, eccetera. Perché darebbe una serie di garanzie anche all'organizzazione sanitaria di poter essere più rispondente proprio ai bisogni. Io non ho una bacchetta magica in questa roba, non so adesso tracciare ovviamente un modello definito, però anche io penso che è quello il salto da fare, è cambiare moltissimo la struttura dei bisogni. È vero come si dice, non è cambiata la salute, la domanda di salute è sempre quella. Sono cambiate le malattie, le patologie, sono cambiati i bisogni, è cambiato il profilo del cittadino, che appunto è vero, è estremamente esigente, è venuto il momento, secondo me, questo di poter, e qui dobbiamo insomma avere con l'aiuto di tutti inventarci alcuni modi nuovi, riuscire davvero a trovare nuove forme di partecipazione che ci permettano, di, tra l'altro, di avere nel cittadino un alleato anche nella valutazione dei servizi. E non solamente alla fine un terzo ulteriore nella dinamica tra l'istituzione ASL e il cittadino che viene dopo ancora e che magari si lamenta di quello che non è andato o non è andato, e dico il cittadino in sé così come l'associazione. Io lo reputo necessario perché, chiudo su questo, cioè oggi siamo in una fase che per la prima volta la contrazione delle risorse può far diventare può determinare anche qui un abbassamento vero della qualità, oltre che della quantità, e può determinare anche un innalzamento appunto di quel conflitto sociale quando non riesci in qualche modo ad avere luogo e sedi dove poter esprimere una tua valutazione che non sia quella appunto, scusate il termine, dell'incazzatura o della protesta in piazza, però va per qualche lato, voglio dire. E forse riusciremo anche a ridare la complessità di un'organizzazione sanitaria che oggi spesso sfugge, qui diciamo bianco o nero, quando va bene o non andava bene, si taglia un po' con l'accetta, ma rimangono dei ragionamenti molto così, un po' bianco e nero, quando la realtà non è così. Vi riporto solo che quando abbiamo fatto l'esperienza dei piani per la salute, che era un'esperienza avanzata, soprattutto nella pianura nord, eccetera, e ma anche quando a Bologna il laboratorio del cittadino, eccetera. Alla fine abbiamo questa esperienza, che è stata una grande esperienza di, come dire, di coinvolgimento delle persone, comitati su comitati che partecipavano non tanto solo sull'organizzazione sanitaria, ma come dicevi tu,
sui determinanti della salute. Pensavano alla scuola, pensavano al reddito, pensavano all'educazione, cercavano di integrare le politiche. Alla fine sono diventati dei modi un po' burocratici di partecipare. La sentono dire, forse anche come sono stati i suggerimenti, no? Cioè un modo un po' retorico, scontato, burocratico, che da una parte non ti riesce a dare quella necessaria forza per entrare nelle cose, ma l'altra lascia un po' tutti scontenti. Allora, vediamo, come dire, anche mettere delle norme sulla partecipazione, bisognerebbe lasciarlo un po' libero, riuscire a creare invece le condizioni e capire che questo può diventare davvero un in più per tutti, un in più per i cittadini, un in più per le istituzioni, un in più per le aziende sanitarie. E da lì far partire dei processi di miglioramento e di riforma anche di questo sistema, che ovviamente ha molti margini, qua diciamo che viviamo attualmente in un sistema sanitario ancora molto forte, perché il socio sanitario è molto forte, però alcune falle, alcune criticità cominciamo ad avere e ne avremo ancora di più su questa contrazione delle risorse. Se nella contrazione delle risorse, e chiudo qua, per me il bilancio è un vincolo, non è l'obiettivo. Io dico sempre, cioè, quando noi diciamo che dobbiamo stare dentro, i ragionamenti sui risparmi, eccetera, vanno coniugati così. Il bilancio è un vincolo perché abbiamo, cioè, c'è sempre un tot di soldi che hai a disposizione, quelli devi spendere bene, ma non è l'obiettivo, come dire, il pareggio del bilancio. L'obiettivo è la qualità e la sicurezza dei percorsi diagnostici e di cura che diamo ai nostri cittadini. È vero che non si può, come dire, prescindere però dalle risorse che hai. Ecco perché oggi forse siamo nelle condizioni, vedo che appunto si sviluppa questa discussione in questo senso ed è così forte, abbiamo questo obiettivo forse qua di poter ritornare a essere un laboratorio che insieme alla nostra regione prova un po' a mettere in piedi, invece della lamentazione tu cura o appunto della rassegnazione, un'idea di nuovi percorsi partecipativi. Io ci credo che abbiamo un po' ancora di fantasia e di passione, come dimostra Paolo che siamo qua di sera a parlare ancora di queste cose di venerdì, per poterlo fare. Quindi credo che anche la discussione di questa sera qualche spunto in questo senso ci dà. E ritorniamo a parlare pubblicamente di alcune cose che forse vi è andato in questo contatto per tanto tempo, ma trarre dei bilanci delle esperienze e dei servizi che abbiamo e che abbiamo fatto, ogni tanto forse ci fa riparlare un linguaggio comune, ci rende un po' meno superficiali, ci fa riparlare un linguaggio comune e ci si intende forse anche su cosa potremmo fare a partire da adesso. Che purtroppo devo scappare, ma questo discorso del nuovo piano è un'opportunità formidabile. Io ho appena fatto un'esperienza di piano in Basilicata, il primo problema che abbiamo trovato non sono tanto solo i contenuti del piano, cioè gli obiettivi, ma il modo come concepire il piano. Vi faccio solo un esempio. Noi continuiamo a programmare gli ospedali con gli stessi criteri di 50 anni fa. Mi riferisco alla legge Mariotti del 69. 4 articoli sul posto letto come principale parametro di organizzazione. Io credo che possiamo fare qualcosa. Il piano diventa un formidabile strumento di cambiamento, perché se io faccio la sostenibilità, se io faccio la partecipazione, se io faccio l'integrazione, il vostro piano del 2008 potrei, il 90% del vostro piano è sull'insegno di integrazione, se io faccio tutte queste cose, l'azienda così com'è non può sussistere, è automaticamente cambiata, è la conseguenza di un certo piano. Ecco. Quindi, e poi abbiamo tutti i poteri legislativi per farlo, perché la legge istitutiva dell'azienda, che è il 92, sapete cosa dice? Dice una frase, dice la USL è azienda, basta. Non è che dice la USL è azienda di servizio, la USL è azienda di gestione, la USL è azienda di erogazione.
Quindi paradossalmente noi abbiamo una USL che è nominata genericamente azienda. Io lo dico a capo che è economista, una critica io all'economia che la faccio, all'economia sanitaria per la precisione, non è riuscita a portarci e a proporci una definizione di azienda sui generis a partire dalle specificità della sanità. Ci ha imposto un modello di azienda generale, noi lo abbiamo preso, lo abbiamo applicato, lo abbiamo reinterpretato. Forse è arrivato il momento adesso di ripartire, tra virgolette, da una specificità innegabile. Però davvero il discorso del piano è una formidabile occasione. Noi possiamo, senza cambiare leggi, senza cambiare poteri, eccetera, ci impantaniamo. Quello è un vero strumento di cambiamento. Scappo perché ho 30 minuti.